Avvocato, laureata all'Università degli Studi di Perugia e diplomata in danza classica alla Royal Academy of Dance di Londra, rigore e disciplina immersi in un caos di equilibrio. E questa è in estrema sintesi l'artista emergente Stefania Vichi, le cui opere di pittoscultura saranno esposte fino a domenica 8 novembre nelle sale affrescate di Palazzo Ranieri di Sorbello, in via Alessia a Perugia, sede dell'Istituto Italiano Design che l'ha voluta inserita tra i grandi nomi del progetto accademico Mapping Umbria. La danza ti insegna a non essere mai arrivata, che è un concetto davvero davvero potente, perché spinge a migliorarsi di giorno in giorno. Quindi la danza ha nutrito questa voglia d'arte, non più soddisfatta però soltanto dalla danza dal 2015, e ho iniziato dopo essermi laureata in giurisprudenza, intrapreso la carriera di avvocato, però mi sono guardata allo specchio e non ho negato a me stessa che forse c'era bisogno di un cambiamento. La mostra Rinascimento Fit Barocco, Loading Art, rappresenta la prima personale di Vichi, classe 1986, originaria di Città di Castello, che nonostante la giovane età ha già partecipato a numerosi progetti artistici. Si compone di 40 opere dislocate su due piani, suddivise nelle sezioni Loading Art, Dress Art, Lex Italica e Pantheon. L'esposizione è patrocinata da Regione Umbria e Comune di Perugia ed è stata curata da Carlo Pizzichini con la collaborazione dell'Istituto Italiano Design e di Anna Cuzzolin per le fotografie, mentre il set design è di Fabrizio Milesi Atelier. Volevamo ricreare una grande intimità e quindi tutta un'atmosfera con delle luci molto basse, quindi con delle zone fortemente in ombra, per dare risalto alla forte plasticità della sua opera. Abbiamo quindi immaginato un percorso fatto di setti che ridisegnano questa stanza regolare e geometrica, facendola diventare uno spazio da scoprire e inaspettato. Siamo circondati da degli altorilievi, quindi fatti di resine, fatti di modellazione, quindi da una parte c'è questo accento prettamente artigianale, dall'altra lavora e si distingue con disinvoltura anche con quelli che sono i mezzi di riproduzione dell'immagine più contemporanei, quindi che vanno dalla fotografia al video, alle performance, alle coreografie, all'interfacciarsi con il pubblico, e quindi diciamo che è un artista che usa linguaggi, tecniche e modi differenti con la stessa intensità. Io rivisito i periodi passati gestendoli in contemporaneo. Ecco proprio la filosofia rinascimentale di prendere i periodi passati per farli propri nel contemporaneo e inneggiando allo stupore. Oggi diciamo che sono state create quadri, installazioni, performance artistiche per stupire. Spero di esserci riuscita.